Let's go, bitches! Questa volta vedrete un commentary. Sì, sono ritornato un po' il power di inizio novembre, fine novembre, non so. Quello che faceva Cam su Cam, vi parlava in continuazione di commentary, vi spiegava cose. Questo perché? Perché voglio parlarvi di un po' di argomenti. Mentre in sottofondo guardate un mio gameplay, magari così, non lo so, un po' come sorseggiare un buon vino e sentire una musica lirica. Vabbè, tralasciando questa cazzata, cominciamo a parlare subito degli argomenti. Allora, per prima cosa vi voglio parlare di forse una novità che a molti di voi non piacerà, ma la mia intro, quella, diciamo, il mio saluto che faccio sempre inizio video, cioè Let's go bitches, forse sarò costretto a cambiarla. Questo perché, per prima cosa, molte persone si ritengono offese da questa cosa. Non capisco come, sinceramente, perché quando uno prende le cose per scherzo, perché io scherzo ovviamente, non mi arrabbio mica se uno sento in un video Let's go bitches, magari manco si riferisce alle persone con cui parlo, però vabbè, solo così per dire. Alcune persone si sentono offese, e oltre a questo non penso sia abbastanza professionale. Voglio cercare di sfondare qui nel mondo italiano di YouTube e per farlo ci sto provando in tutti i modi, voglio cercare, mi sto impegnando molto, specialmente con le serie che ho appena avviato su Battlefield, quella delle armi ad esempio, e quella anche delle armi, dei perk e ovviamente degli accessori che ho fatto su Ghost. Quella delle armi l'ho detto che la porterò a lungo, non so se avete letto su Facebook o avete visto l'ultimo video. Comunque, oltre a questo, quindi, vabbè, riassumendo, dovrò forse, ma dico forse, quindi non è ancora sicuro, cambiare quello che è il mio saluto iniziale. Molti di voi storceranno il naso, ma tranquilli, vedremo di tirare fuori qualcosa o forse di non farlo proprio, di non cambiarlo. Comunque, un'altra cosa di cui voglio parlarvi è di questo gameplay, anzi, parliamo prima di questo gameplay, poi mi occuperò di altre cose. Allora, per prima cosa, una cosa che noto quando gioco con altre persone che magari non mi conoscono, però mi invitano perché vogliono giocare con me, magari tirare game insieme, roba varia, è che quando gioco queste persone si disinteressano completamente del vincere la partita, una cosa che a me dà molto fastidio alla fine. Infatti ogni volta che gioco cerco sempre di, ovviamente, giocare per cercare di fare un gameplay di qualità, ma allo stesso tempo cerco di vincere, e forse questo qui è uno dei miei punti a favore, perché ogni volta che gioco per vincere, che mi impegno, mi riescono sempre delle magari belle kill, dei bei momenti, delle belle azioni. Magari da solo cerco di bloccare un intero gruppo di nemici, magari sono 4-5 nemici e ci riesco. Forse non so, questo magari nelle situazioni critiche mi riescono cose che non mi riescono normalmente. Ma comunque, quando gioco per vincere, per cercare di mantenere una partita salda, magari abbiamo due bandiere, riesco solitamente a tirare sempre delle cam. Una cosa che odio è quando invece vedo giocatori che giocano solo per le kill, che si disinteressano dei compagni, che magari si sta in gruppo e giocano con specialista, quando invece si potrebbe giocare tutti assieme. Anzi, una cosa che mi piace molto è non solo quando prendo la cam io, ma quando la prendono gli altri. Anzi, mi diverto pure a vedere le reazioni degli avversari quando vengono tirate 2, 3, 4 cam in una stessa partita. Comunque, quindi questo qui è il mio pensiero riguardo questa cosa, che sto trovando veramente odiosa in questo periodo su One. Oltre a questo, vi voglio dire qualche novità che riguarderà il mio canale. Allora, per prima cosa, come state vedendo, non sto facendo competitive al momento. Non mi sono ritirato, perché se mi fossi ritirato dal competitive ve l'avrei fatto sapere sicuramente, avrei fatto un video, l'avreste saputo. Sto giocando ora su One e cercherò di giocare ancora a COD fino a marzo, fino all'uscita di Titanfall. Questo perché? Perché Titanfall lo vedo un po' come il COD 4 che è uscito tanto tempo fa. Praticamente quando era uscito COD 4 tanto tempo fa ero emozionatissimo, vabbè, ero un bambino, ero Bavaria, e da COD 4 è nato poi tutta questa cosa del competitive che mi ha portato fino a dove sono ora, il mondo di YouTube, i viaggi in tutta Europa, i viaggi perfino in America con il COD XP, giocare con persone straniere e tante altre cose. Quindi continuerò a cercare di fare qualcosa, ovviamente non penso è possibile creare qualcosa qui in Italia. Questo perché? Perché ormai la situazione
è andata un po' allo scatafascio con Ghost, e specialmente col passaggio alla next gen. Non esiste più il competitive in Italia, non ci sono più team che attualmente giocano il competitive in Italia, ma per competitive intendo partecipare a tornei, allenarsi per un obiettivo. Io non parlo di giocare competitive così per giocarlo e roba varia, parlo proprio di allenarsi per un obiettivo, per puntare in alto, per viaggiare, per vincere, per cercare di fare qualcosa di altrui. Ormai non ci sono più persone che cercano di fare questo. Penso non sia solo colpa del gioco, ma sia colpa principalmente della mentalità che c'è nello stivale nel nostro paese riguardo sia il gioco sia il, diciamo, il competitive, in questo caso all'interno del mondo di Call of Duty italiano, di Call of Duty italiano. Comunque, tralasciando questo, spero vi sia piaciuto questo video. Cercherò ovviamente di focussarmi su YouTube come ho sempre fatto, di migliorare i miei video come ho già detto. Tutte queste serie le porterò avanti, cercherò ovviamente di continuare a portare video di competitive se riuscirò a diciamo a conciliare quelli che sono i miei problemi personali privati come studio, ovviamente devo avere anche del tempo libero per me stesso, eccetera eccetera, e il competitive, e oltre con YouTube, perché come sapete competitive e YouTube sono due cose diverse. Non è che se io faccio video di competitive vuol dire che YouTube fa parte di questa cosa, sono due cose staccate, perché non tratterò solo competitive. Sto cercando in tutti i modi di emergere all'interno di YouTube italiano, che è un ambiente saturo. Vedo sempre più persone che cercano di affacciarsi al mondo di YouTube, ma è molto difficile cercare di, diciamo, di emergere. Io ho avuto la fortuna che, avendomi, cioè, diciamo, essendomi già fatto un nome all'interno di quella che era la community italiana attraverso COD, ho avuto la fortuna di riuscire a far spargere la mia voce in quella che è la community italiana. E fortuna sono riuscito a prendere le mie soddisfazioni. So che è molto difficile per i nuovi YouTuber emergenti, e quello che posso dirvi è: non arrendetevi e cercate comunque di proporre gameplay che gli altri non fanno, perché ormai tutti in Italia fanno sempre gli stessi gameplay, sempre gli stessi video dove urlano, sclerano, dicono cazzate. Non ci sono più gli youtuber se, cioè non ci sono quelli che sono i video che vedo all'estero. Se voi andate all'estero trovate sempre youtuber cazzoni che ridono e scherzano, ma trovate anche la parte seria, quella che si occupa del gioco, che cerca di aiutare gli altri, quella che cerca di spiegare le meccaniche, quella che cerca di spiegare strategie, tecniche, eccetera eccetera, cose che gli altri non fanno. E al momento in Italia questo non c'è. Però forse è anche un fatto che in Italia forse questo tipo di video non viene molto presa in considerazione, non viene molto ben vista, diciamo, dalla comunità. Non so dirvi. Comunque, questo qui è un video, magari un video riflessione che ho voluto fare. Non ho voluto fare il video sulle armi perché mi andava una volta di parlare con voi. Penso che dopo aver visto un sacco di video di serie in cui spiegavo, magari un video dove ci rapportiamo face to face, si può dire? No, non è face to face, non c'è la cam, non l'ho accesa, non so perché, lo farò nel prossimo video, la metterò sicuramente in basso a destra. E comunque niente, spero vi sia piaciuto questo video, l'abbiate visto fino alla fine, quindi se non l'avete visto fino alla fine e siete rimasti in pochi, beh, bella per voi che vi siete ascoltato tutto, spero vi serva. Let's go, bitches!